E questo è Paolo Pietrangeli. Mi ricollego con Porcicolari. Io ho fatto Porcicolari perché mi sembrava interessante fare un film in cui si diceva che il sesso, il momento del sesso, il momento della politica e il momento del linguaggio stessero pian piano depauperandosi, fossero delle forme vuote senza contenuti vivificanti. E quindi anche si dicevano parole, si dicono parole, senza che abbiano il senso che realmente avevano. Anche questa probabilmente è un caso di quelli, cioè pian piano si confonde tutto in un magma che poi è difficile districarsi. Quando io feci Bianco e Nero l'intenzione era proprio quella di vedere non soltanto il movimento neofascista come era nato e perché era nato e quali erano le connivenze, ma... Che roba contessa all'industria di Alba. Anche il fatto che una certa sinistra, o la sinistra in generale, è passato di moda. Ecco che immediatamente si appiccica addosso ai personaggi una patina che credo anche che loro non meritano, che scusa, non si merita. Cosa intendi dire quando dici che in musica la sinistra tradizionale è passata di moda? Quei quattro straccioni han gridato più forte, che sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Ma dico che c'è stato un periodo in cui tutto quello che era etichettato di sinistra funzionava, gli anni 73, 74, 75. Compagni dai campi e dalle officine. Capitano, una domanda perfida. Questo mi fa piacere. È vero che i cantautori politici sono convinti di avere una missione da compiere, ovvero una verità da trasmettere alle masse? O perlomeno lo erano? È vero, perché hai fatto bene a dire lo erano, perché i cantatori politici non ci sono più. Scendiamo giù in piazza, affossiamo il sistema, noi gente. Si dovesse raccontare quello che uno pensava, e siccome in quel momento quello si pensava, si andava avanti in tutti i modi, con questa urgenza di voler dire, voler raccontare le cose che passavamo tutti i giorni, che vuol dire, è la stessa cosa anche dei cantatori non politici, immagino, soltanto che c'era questa piccola... noi eravamo prima degli esseri politici e poi dei cantautori. Spesso, quasi sempre, tutti gli altri erano dei cantatori, dei musicisti e poi avevano le loro idee politiche. Sapeste, contessa. Adesso è tutto più funzionale, funziona tutto. Adesso è l'unico che paga, il Partito Comunista. Sì, non solo pagano, ma anche è tutto più... Presto, mia cara, di che si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore. E pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. E sai, adesso già le dimensioni dei palchi, la lontananza della gente, il fatto è tutto molto meno vicino, molto meno... E questo è grave in un momento in cui la cosa più importante è proprio quella di raccontare qualche cosa, in un momento in cui i bar, per esempio, levano i tavolini da fuori. Io non so qui a Milano, ma a Roma c'erano tanti bar con tanti tavolini, adesso non ce n'è. Proprio questo è un tuffo nelle cose più, le più ovvie, le più... Difatti anche la musica della Roma, se la senti, è proprio una cosa ovvia, ovvissima. Ma perché la Roma e non l'Inter? Ma perché io sono tifoso della Roma da lunghissimi anni.
L'alba con il tramonto si confonde, dipende da che sponda stai a guardare. Il sole esce e cresce dalle onde. Paolo Pietrangeli, La Roma. Maestro Pietrangeli, innanzitutto benvenuto a bordo dei Viaggi di Gulli. Se il vento fischiava la bestia, però dicevo è importante anche la presenza fisica di un documento, perché il virtuale oggi c'è, domani non c'è. Non a caso i dittatori hanno sempre bruciato i libri, anche per la loro, per la loro presenza nella realtà. Certo. Io a proposito di libri, ho letto anche il suo libro Contessa, quello uscito un paio d'anni fa per Arcana. Il sole che sprofonda dentro il mare, la portiera di uno stabile ha buttato via lo straccio, lo raccoglie per la strada un poveraccio. Non ci sono, io ero convinto, e forse lo sono ancora, che la famosa rete fosse, desse la possibilità di aprire un nuovo scenario, però insomma è molto complicato, ecco, è molto complicato. È uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sputate. Certamente, così come stanno andando le cose, l'impressione è che si vada sempre peggio, sempre con la politica, che era un momento nobile delle persone, è diventato una specie di comitato d'affari poco interessante. Credo che alla fine alcune cose, alcune conquiste anche solo nel sociale sono state fatte. Il sole cresce, quindi per me è finita l'aria più frizzantina della sera. 50 anni a cercare e troveremo. Non interessa più nessuno, perché non c'è il tempo di starla a sentire. E quindi funzionano più lampi, i flash, frasi, parole, suoni di arrangiamenti, piuttosto che tutto un discorso o musicale o di testo. Ci sono quelli che sono assolutamente contro tutto, contro tutti, va benissimo, ma non è solo un fatto di contenuti, è un fatto anche di forma, è un fatto di... Una donna la capisce, mentre un uomo si sorprende, e quell'uomo quante orecchie dovrà avere per sentire quanto è grande come grida il silenzio del dolore. Noi facciamo finta, cioè ci accostavamo o ricostruivamo delle canzoni con gli stilemi del canto popolare. Tornerà a soffiare il vento, è questione di minuti. E poi per staccarci da quello e per fare cose che a noi sembravano più interessanti. Però non so, non voglio dire che noi eravamo meglio, non voglio mai fare classifiche, perché quelli che hanno la capacità, la voglia e riescono ad andare su un palco solo per questo sono encomiabili. Se questo è il prezzo abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Anche quel lavoro, perché quel lavoro mi consente di raccontare. Io sono presuntuoso in questo e credo che io faccio ciò che è posta per te in un certo modo, se qualcun altro lo farebbe in un altro modo, non è detto che l'altro modo sia migliore del mio, okay. Anzi mi piace di raccontarmi che il mio è il migliore dei modi possibili.